Il sindaco di Cortina Gianpietro Ghedina, in tandem con il governatore del Veneto Luca Zaia, è volato a Roma per fare il punto della situazione sulla candidatura tricolore alle Olimpiadi del 2026. Con alcuni punti fissi e irrevocabili in mente, gli amministratori hanno espresso al sottosegretario con delega allo sport Giancarlo Giorgetti la loro idea in merito al grosso evento sportivo in programma tra 8 anni. Presente all'incontro anche il presidente del CONI Giovanni Malagò. Alle 14.30 c'è stata un'altra riunione che ha visto protagonisti anche i rappresentanti di Milano e Torino, organizzata con lo scopo di pensare alle soluzioni operative del caso. Di tutto questo, ovviamente, il nostro punto fermo sono stati ovviamente lo sci alpino, diciamo come specialità, e ovviamente lo slittino Bob e Skeleton, e ovviamente pari dignità sui 3 nomi. Da parte del sottosegretario Giorgetti, che appunto che ha tenuto la riunione, diciamo che ha voluto un po' analizzare, diciamo, le varie questioni, e comunque si è tenuto qualche giorno prima di esprimere una decisione, una scelta. Diciamo, come valutazione e considerazione, ovviamente il governo cerca ovviamente di avere il massimo risultato con la minor spesa. Dall'altra parte ovviamente c'è delle esigenze delle 3 località, insomma, da tenere in considerazione, ma insomma credo che siamo vicini ad una decisione che mi auguro, insomma, possa andare bene a tutti e 3. Il 19 settembre a Losanna ci sarà la presentazione ufficiale della città che ospiterà le Olimpiadi. Per conoscere la decisione del governo riguardo all'appoggio del trittico italiano, quindi, si dovrà aspettare ancora solo qualche giorno.